Buongiorno, cioè, buonasera. È finita la partita, si può quasi 2 ore, 3 ore. E io mi sono fatto la sua figura di merda. Avete perso contro Luperto, Stulac, Cutrone, contro Fagioli, no, che era Ricci. E ti è perso pure contro Vicario e Mancuso che per il numero 7. Il numero 7 per Leonardo. Adesso la colpa di chi è? La colpa è di Maurizio Sarri, no? È di Del Piero, ah no? È di Cristiano Ronaldo, sì? È colpa di Allegri? No? E chi è la colpa? La colpa è che siete una squadra di merda, io godo. Godo perché siete già alla seconda, meno 5, ovviamente il campionato appena iniziato, quindi è ancora lunga, molto lunga. Proprio adesso godo. Godo perché quest'estate avete perso Lukaku, avete perso Hakimi e arrivate setti. Intanto con il ritorno di Allegri, l'addio di Ronaldo, siete per adesso quasi ultimi. Quindi non farei tanto i fenomeni voi, perché quest'anno mi sa che il vostro circolo è proprio finito. Tutto perché anche la Coppa Italia la vincerete, ma anche la Supercoppa, secondo me, il calcio è strano. La Juventus è inguardabile perché l'Empoli ha giocato da Dio, l'Empoli ha meritato di vincere, meriterà pure di più di vincere, magari 1-0. Poi i vostri cambi. De Sciglio, Quadrado, De Sciglio che manco in parrocchia può giocare. Benedeschi che si è vinto l'Europeo, ma è un po' idolato per quello che i successi gli hanno detto. Bella pippa. Poi parliamo di Bentancur, il centrocampista d'Italia per voi. Dopita buona che ha fatto 7 anni fa quando ancora c'erano gli iPhone 6. La verità, ripeto, che siete scarsi, siete delle pippe. Siete delle pippe. L'anno scorso avete vinto, ok, grazie a Ronaldo, ma grazie anche a Pirlo, perché comunque Pirlo è l'altro vincitore della Coppa Italia, la Supercoppa. E grazie anche a Chiesa, che oggi ha fatto bene. Però, quest'anno, anno nuovo, vita nuova, e siete già meno 5. Perciò io vi saluto, mi do una settimana, mettete in film una settimana, Dio. È stata una settimana a urlo. Vittoria dell'Inter con la doppietta di Correa che dicevano che era scarsa e lo sentiamo. Addio di Cristiano Ronaldo e sconfitta della Juve. Ma che è stata la sconfitta nel Milan, ha completato l'opera, il quale completato. Detto ciò, vi saluto e vi appuntamento al prossimo video. Se forza Inter, è sempre Juve merda. Bravo.